Quarta giornata di campionato della Serie B calcio a 5. Il Latina cerca il successo per dare continuità alla vittoria ottenuta la scorsa settimana in Sardegna. Giocherà contro la Riccia, una squadra che invece viene da un momento molto negativo. Ha perso infatti le ultime due partite, due squadre dunque a 3 punti. Sarà importante vincere per rilanciarsi in classifica. Staremo a vedere cosa succede. L'avvio di Latina è subito arrembante al primo bussar di Nocche, la porta cade giù con tutto lo stipite, Maina a servire Mantovani che da due passi non può far altro che depositare il pallone in rete. Per lui è un gioco da ragazzi fare questo gol dell'1-0, sono passati soltanto 20 secondi ma questo gol fa subito capire che tipo di pomeriggio sarà per la squadra di casa e soprattutto pomeriggio difficile per quel che riguarda la Riccia. Il palo poi nell'azione successiva da parte di Maina e dopo 2 minuti di gioco il Latina ancora questa ulteriore chance, una splendida azione corale con Avellino, Terenzi e Maina che realizza il gol del 2-0. Dunque dopo 2 minuti la situazione sembra già incanalarsi per i binari giusti per quel che riguarda la squadra di casa. Splendido il colpo di tacco poi 1 minuto dopo di Rosati per Terenzi che realizza il gol del 3-0. Dunque un vantaggio molto pesante, la difesa della Riccia sembra davvero in bambola in questo inizio di partita dove ha subito l'avvio prepotente, veemente da parte della squadra di casa che poi ha un momento di deconcentrazione e c'è questa occasione che viene sfruttata nel migliore dei modi da parte di Angilletta, il migliore dei suoi. Splendida questa conclusione di punta sul secondo palo dove Corbucci non può far altro che raccogliere il pallone. Poi la Riccia che prova ad accorciare ulteriormente le distanze ma Corbucci questa volta è pronto e reattivo, il Latina che a questo punto si risveglia e con Lazzarini ha questa possibilità, il pallonetto però termina di poco fuori. Poi c'è questo pasticcio difensivo da parte del numero 10 della Riccia che consente a Maina di incuneiarsi e poi arriva Jimenez come una furia che realizza il gol del 4-1. Dunque il Latina che pone 3 gol di vantaggio tra sé e la squadra avversaria e si rimette dunque in una situazione psicologica davvero molto molto serena. Dopo il 4-1 mancano soltanto 10 minuti alla fine della partita e c'è questa incursione, guardate il fallo che è molto netto subito da Jimenez da parte di Tonello che viene anche ammonito per l'occasione. Si occupa della punizione lo stesso Jimenez che scaglia un siluro, il palo colpito da Jimenez, questo palo davvero che poteva portare la situazione sul 5-1. Dunque altra chance da parte della Latina che ha completamente dominato il primo tempo, poi ultimo sussulto finale per la Riccia con questa incursione che viene sventata da Corbucci e finisce così il primo tempo, un primo tempo che ha visto la squadra di casa completamente padrona del campo, 4-1. Il secondo tempo inizia esattamente come il primo con la Riccia che perde subito questa palla con Richards ed è Lazzarini che serve Maina, il gol del 5-1, subito Maina protagonista anche in avvio del secondo tempo esattamente come nel primo, dopo nemmeno 20 secondi realizza questo gol. Guardate questa azione corale splendida con la rete realizzata da Avellino, un'azione corale che ha visto protagonisti tutto il quartetto in campo della squadra di Latina calcio a 5, 6-1 dunque, e partita che a questo punto possiamo dire in ghiaccio per la squadra di casa che continua a pigiare il piede sull'acceleratore. Il gol questa volta di Cristofoli che riesce a impattare molto bene il pallone con grande tempismo, raccoglie un suggerimento perfetto da parte di Mantovani per il gol del 7-1. Latina calcio a 5 che a questo punto può davvero giocare con serenità la restante parte della partita. Ci prova poi Calizza che non sfrutta la situazione di 2-1, la Riccia che a questo punto cerca di limitare le dimensioni della sconfitta e prova 2 volte, ma poi ancora Maina che oggi è veramente scatenato, imprendibile per tutta la difesa della Riccia. Il gol dell'8-1 con grande classe mette a sedere il portiere avversario e realizza dunque il gol dell'8-1. Poi c'è Angilletta che è l'ultimo a non arrendersi da parte dei suoi della sua squadra, che prova prima colpendo un palo, poi trova Corbucci a respingere, poi nella terza circostanza mette dentro il pallone dell'8-2. Angilletta che sicuramente non ha motivo di festeggiare nonostante la sua doppietta personale visto il risultato molto pesante della sua squadra. Il Latina che poi nella restante parte finale della partita realizza il gol anche del 9-2, quaterna personale da parte di un incontenibile Maina, oggi davvero scatenato, imprendibile per la difesa ospite il giocatore del Latina calcio 5, ma tutta la squadra si espressa davvero su livelli veramente eccellenti con Jimenez, guardate che porta a spasso, manda in tilt la difesa avversaria colpendo questo palo e finisce qui dunque l'incontro 9-2 da parte del Latina che sale a questo punto a quota 6, seconda vittoria consecutiva per loro.